Le forze di opposizione al comune di Pescara tornano a denunciare il taglio, a loro dire indiscriminato, degli alberi in città. L'ultimo episodio, il taglio dei lecci lungo Corso Umberto, ha sollevato le loro proteste. Il capogruppo del Partito Democratico, Piero Giampietro, parla di una scelta politica che poteva essere evitata. Sì, purtroppo questa giunta ci ha abituato ad una gestione davvero molto malsana del verde pubblico, perché vengono continuamente tagliati alberi che potrebbero anche avere qualche anno ancora di vita davanti, e purtroppo questo non soltanto comporta un impoverimento del patrimonio arboreo della città, che viene appunto abbattuto senza effettivo bisogno in alcuni casi, ma per scelta politica di un ricambio che poteva anche essere fatto in maniera diversa, ma è anche un motivo di sperpero, lo crediamo, di risorse pubbliche. Solo in Piazza Italia, ha sottolineato infatti Giampietro, sono stati spesi 300.000 euro di fondi pubblici per abbattere gli alberi e sostituirli con alberelli molto più bassi e cespugli. All'esponente del PD replica direttamente il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Ma loro conoscono benissimo le carte, hanno visto i provvedimenti della sovrintendenza, hanno visto i provvedimenti degli agronomi che hanno dichiarato che queste piante, i lecci che erano su Corso Umberto e su Piazza Agrocuore, erano completamente secchi e morti. Noi lo avevamo detto dalla campagna elettorale scorsa che avremmo cambiato tutte le piante morte, perché oramai il mondo si divide tra chi mette a dimora nuove piante per la prossima generazione e chi invece si aggrappa alle piante morte. Abbiamo lasciato qualche esempio su Corso Umberto proprio per far vedere quali erano le condizioni in cui eravamo tutti quanti. Qui saranno piantate 185 piante nuove, 2300 arbusti, e sarà realizzata una pavimentazione drenante, è come se stessimo su un grande prato che assorbe l'acqua tranquillamente, perché ci sono nuove concezioni, nuovi modelli di città che si realizzano proprio attraverso il rispetto dell'ambiente per mitigare il cambiamento climatico. Questi soldi che noi stiamo utilizzando servono proprio a quello, e gli interventi che facciamo, autorizzati da tutti gli enti che sono molto attenti alla sostenibilità ambientale, vanno proprio in quella direzione.